Bon, eccoci qua. Ciao. Video rapido al volo, ci siamo trovati in quattro per discutere della situazione. C'è una discussione pregressa che adesso riassume Costa e poi letteralmente il resto del video, che durerà mezz'oretta, è proprio brainstorming fra quattro persone. Conoscete Costantino De Blasi, Andrea Moro e Alberto Bisin, anche se appare come Lothar, che è Lothar Matthäus, ma questo lo intendono solo gli interisti, o mi sbaglio? Bene, la parola a Costa che riassume i 10 minuti, 20 minuti di discussione pregressa prima di prendere la decisione di registrare. Sì, stavamo discutendo sul tema probabilmente più difficile, più caldo di questi giorni, ovvero quali sono le misure che devono essere prese. Poiché si è parlato e si sta parlando dei vari interventi a partire da quello della BCE con il QE ultimo di 750 miliardi, misure analoghe sono state prese e stanno per essere prese anche in USA, eccetera. Oggi, tra l'altro, c'è un rifinanziamento da parte della banca Bank of England, adesso non ricordo quanto, mi pare 300 miliardi di sterline, qualcosa del genere. Stavamo appunto discutendo di quali sono le misure più razionali, che possono essere prese in una fase come questa, in cui bisogna indubbiamente dare sostegno, alla liquidità. È un brainstorming non preparato, siamo qui proprio per discutere, per fare brainstorming insieme e trovare un po' di razionalità in quello che è stato fatto e in quello che magari dovrebbe essere fatto. Alberto, vuoi chiarire la cosa su Helicopter Money e la nostra lettura di Sì, USA diciamo. su cosa vuol dire in senso positivo sta roba? Sì, dunque, quello che stavo facendo, una parte di questa discussione che c'è su Helicopter Money è, secondo noi, ci sembrava di poter dire un pochino un red herring, cioè un pochino una questione un po' inutile, cioè Helicopter Money è una misura monetaria o è una misura fiscale? La distinzione non è così importante. Diciamo che Helicopter Money, che comunque venga finanziato se stampando moneta, qualunque cosa questo stampare moneta voglia dire, comunque venga finanziato se stampando moneta o con debito, Helicopter Money vuol dire sostanzialmente mandare un assegno a tutti. Questo sembra essere quello che, ad esempio, Trump si accinge a fare, mandare un assegno a tutti quanti. Ora, naturalmente questa cosa si può fare in modo più selettivo, si può mandare un assegno solo ai più poveri, cose di questo genere. La questione, e vabbè, questo una tipica misura fiscale che si usa per far arrivare dei soldi a gente che ha perso i redditi. Questa sarebbe una misura tipica in caso di shock di domanda. Noi stiamo argomentando che ovviamente questo sembra essere, c'è certamente una parte di shock di domanda in quello che sta succedendo, ma c'è certamente anche una parte di shock di offerta. Quindi bisogna cercare di andare lì. Diciamo che quello che stavamo di pensando, dicendo, era che ci sono varie dimensioni su cui questi tipi di interventi devono essere selettivi. Nel senso che ci sono persone come noi, come dipendenti noi che lavoriamo all'università o dipendenti pubblici o altri servizi che possono lavorare a casa, che continuano a lavorare da casa, magari a ritmi ridotti, ma continuano a lavorare e continuano ad avere redditi. Ovviamente queste sono persone che non dovrebbero essere aiutate. Un'altra dimensione è in termini di industria o servizi, ovviamente ci sono alcuni settori molto più colpiti di altri. La distinzione qui tipicamente è fra beni durevoli e beni non durevoli. Chi vende beni durevoli probabilmente avrà un aumento della domanda sostanziale alla fine di questa situazione, assumendo che sia temporanea. Chi invece vende non vende beni durevoli, l'esempio, no, è il ristorante e l'albergo. Insomma, questi hanno perso domanda, quindi lì è dove bisogna cercare di far arrivare i soldi. L'ultimo punto che stavamo facendo, e poi possiamo ripartire la discussione, l'ultimo punto che stavamo facendo era, diciamo, che se vogliamo cercare di far arrivare sussidi selettivi, ci sono fondamentalmente due meccanismi per farlo, per cui si può cercare diciamo, di selezionare bene. Uno è attraverso le dichiarazioni dei redditi, quindi cercare di compensare
rispetto alle dichiarazioni dei redditi passati. Se uno ha un reddito di 100 e quest'anno ce l'ha di 60, si cerca di aumentare, di dare quei 40 o in mezzo. L'altro modo in cui che si può pensare di fare, che arriva più direttamente alle imprese forse, è attraverso le banche. Può non essere facile, perché non è chiaro come operano le banche, qui si passa con un intermediario, è difficile, ma il vantaggio di una situazione di questo tipo, invece di arrivare direttamente ai redditi attraverso la struttura produttiva, è quello di cercare di evitare di rompere le catene produttive o le catene di valore, no? Per cui l'impresa non manda a casa i lavoratori, si danno soldi a un'impresa condizionatamente al fatto che l'impresa non licenzi, un po' tipo cassa integrazione, come diceva Andrea, no? Per cui si mandano soldi alle imprese condizionatamente al fatto che non licenziano, quindi non si rompe l'impresa, non si costringe l'impresa fra 6 mesi, un anno e mezzo a ricominciare tutto da capo, ma fra un anno e mezzo ai propri lavoratori e si parte. Questa era l'idea. Giusto? Ho dimenticato qualcosa? Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Si era detto, prego. Come avete notato, grazie Andrea, adesso abbiamo anche Alberto Bisin con noi e Mataus l'abbiamo lasciato giocare a calcio. Mataus è un grande, basta. No, stavo pensando giusto per partire da questi trasferimenti condizionati piuttosto che selettivi. Il problema, secondo me, in situazione di emergenza è che devi decidere a chi darli, bisogna litigare sul fatto chi abbia i beni durevoli, chi non li abbia, chi abbia bisogno più degli altri. I trasferimenti se ne fanno ad ogni manovra economica ogni anno e si litiga in Parlamento su a chi darli. Certo. Secondo me tanti stanno proponendo di darli a tutti incondizionatamente proprio per questo. A questo punto non litighiamo, però chiaramente sono molto meno efficaci, quindi la tensione è questa, l'efficacia dell'intervento selettivo e anche la maggiore consistenza, no? Perché puoi pagare di più se lo fai meglio. Piuttosto sì, che... questo è vero, ma direi, ecco, questo è buon argomento, magari una volta facciamo una sezione giusto su quello, pensando anche al nostro paese, in questo caso all'Italia, perché è diversa, ogni paese no, ha meccanismi diversi, cioè, negli Stati Uniti per esempio vedo jobless claims stanno andando su, c'è un meccanismo di disoccupazione piuttosto automatico che vale sia per dipendenti che per indipendenti, quindi quello lì un tot ti copre. Poi si tratterà magari di farlo crescere, farlo durare più del tempo che dura, pagare il 70% anziché dell'attuale, cosa credo sia 40%, quello che è. Però, quindi va pensato tecnicamente. Anch'io sono d'accordo, c'è un meccanismo di ingiustizia, da un lato. Cioè, francamente, io non soffro nel mio reddito, anzi, in un certo senso sono forzato a lavorare meno, mi sembrerebbe del tutto insensato che mi venisse un assegno di 1000 euro dallo Stato italiano o dallo, visto che sono in Italia temporaneamente, o da quello americano. Il barbiere o il negozio di fruttivendolo che non può tenere aperto è una situazione diversa, quindi va pensato come farlo. E questo però vale, come si stava dicendo, io suggerivo di pensare in questa maniera, questo shock magari è temporaneo, ok? C'è ragione di credere che possa esserlo, dura 3 mesi, 4 mesi. Poi c'è uno spazio di tempo in cui puoi ritornare alla normalità, anche se sul piano della ricerca scientifica e della sanità sarebbe il caso di prepararsi per un eventuale ritorno con la stagione invernale 2021. Boh. In un shock temporaneo, il senso comune, la ricerca economica, tutto insomma quello che sappiamo, dicono beh, bisogna indebitarsi in maniera ragionevole e usarlo per tenere in piedi l'attività economica, altrimenti fai un disastro. E quindi su questo capire quanto è temporaneo diventa importante. E quindi su questo capire come gestisci la transizione dal totale lockdown a come esci, eccetera, è quello che la scienza medica può aiutare a suggerire su come modulare il lockdown diventa molto importante per capire quanto è temporaneo. Il problema vero è cosa succede se è permanente. Beh, aspetta, quanto permanente? Cioè, è chiaro che se è permanente non c'è niente da fare, ma se è temporaneo però si possono fare interventi, cioè si può intervenire e dire questo è un intervento per i prossimi 3 mesi, tu che sei a casa e ricevi il sussidio sappi che questo è per 3 mesi.
e fra 3 mesi si rivaluta se siamo ripartiti, ripartiamo, se siamo ancora lì, se ne rifà un altro per altri 3 mesi. È chiaro che a un certo punto poi, se lo shock è, non so cosa voglia dire permanente, ma se è permanente siamo rovinati e basta, cioè non è che si può fare niente, siamo a casa, lavoriamo a un decimo del... Non volevo fare una cosa catastrofica, io come sai, esatto, non... i scenari catastrofici non mi piacciono. Permanente nel senso che, dico 2 o 3 cose che sono possibili, anche se io non le ritengo molto probabili. Le dico dalle meno probabili, secondo me, da secondo quello che i dati dicono, alle più probabili. Allora, l'infettività rimane altissima, infetta in maniera uniforme una buona fetta della popolazione, non solo gli anziani e quelli con malattie pregresse, e soprattutto chi lo prende e lo supera bene rimane comunque suscettibile di essere reinfettato in tempi brevi, no? Non come il raffreddore che magari muta e 6 mesi dopo, certo, ma come una roba seria. Ecco, quello è uno scenario permanente serio. Il secondo è l'effetto caldo che sembra esserci nei dati, però non abbiamo la certezza. Non c'è, è solo un'illusione, e quindi sta roba è tanto pericolosa in giugno, luglio, agosto, settembre, tanto quanto lo è a febbraio, gennaio e marzo. E anche quello te lo aggrava perché non hai neanche... Certo. La terza, i tempi di costruzione di un vaccino effettivo, la sua produzione e diffusione mondiale, perché il problema è mondiale, quindi ci sarà anche purtroppo uno scontro. Io mi auguro la cooperazione, no? Però non è detto che debba esserci, è tale che per almeno 2 anni dobbiamo cucarci sta roba qua. A quel punto, sì, è vero che anche 2 anni è permanente nel lunghissimo periodo, però, cioè temporaneo, scusate, però mi sembra più vicino a permanente. In quel caso lì, le operazioni che abbiamo in mente hanno purtroppo un effetto minore, perché c'è uno shock vero e diventiamo tutti più poveri. Non è che siamo fregati. Certo. Quello che volevo. Cioè, anche in un contesto, diciamo, in cui sia permanente per davvero, diciamo, cioè, cosa significa? Significa che il GDP mondiale scende, diventa un terzo di quello che era, siamo tutti incredibilmente più poveri. Ovvio che i sussidi non hanno più senso in quel caso, dobbiamo tutti ridurre lo stile di vita a uno stile di vita dove sia un terzo di quello che si era, insomma. No, da un punto di vista, fra virgolette, assurdo, semplicistico del modellino, quello che noi stiamo immaginando adesso, e stiamo immaginando appunto uno shock temporaneo, come dicevi tu, uno shock temporaneo con effetti sul reddito permanente sostanzialmente molto bassi o quasi zero, in questo contesto quello che si fa è ci si indebita, si va oltre e si va avanti. È chiaro che se lo shock ha un effetto vero sul reddito permanente, beh, è chiaro che allora i sussidi non possono portarti al livello del reddito permanente precedente, devono stare più bassi. Credo che comunque lo dovrebbero fare, no? Cioè non credo che se io vado... Scusa. No, lo stavo dicendo, se lo shock è permanente, semplicemente si trasferiscono più risorse alla sanità. Cioè, gli Stati Uniti spendono il 17% del PIL sulla sanità, quindi noi spendiamo l'8%, non è che gli Stati Uniti vivono male, cioè, tutti i problemi degli Stati Uniti che ci sono, però è semplicemente un trasferimento di risorse, un abituarsi a spenderle diversamente, come dici tu. Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo, però il punto che voglio dire è che comunque questi sussidi, cioè, se immaginiamo una situazione nella quale ognuno di noi va in un ufficio e dice questo era il mio reddito l'anno scorso, 100, quest'anno ho fatto 40, possiamo immaginare che non ti venga dato 60, che ti venga dato 30, no? In un mondo perfetto. E quindi in questo possiamo anche contare, come dire, scontare un trasferimento di risorse appunto alla sanità o comunque una diminuzione del reddito permanente generale. Mi sembra che questo sia un meccanismo ragionevole, no? Sì. Secondo me però è la parte meno interessante, quella di cosa? Ragionare su cosa fare se diventa permanente, cioè bisogna abituarsi a una nuova realtà. No, infatti, sono d'accordo. No, non è che non è interessante, è interessante capirlo.
Se posso buttare lì, cioè, in un certo senso la considero la più interessante, mettiamola così, per due ragioni. No, ma lascia che ti... No, non volevo fare il fighetto, cerco di spiegarmi perché. Perché, come avrete notato, nel dibattito pubblico è già iniziata sta roba, niente sarà più come prima. Sì, sì. È epocale, la fine del mondo, abbiamo bisogno dell'economia di guerra, poi le solite stronzate che in Italia abbondano, no? I poteri speciali a Conte, questo, insomma, tutte le cose tra il vuoto, il catastrofico, il pubblicitario, l'ideologico, insomma, che conosciamo e che purtroppo però fanno danno. Okay? Mentre c'è un fatto obiettivo, no? Che secondo me è permanente, che questa epidemia ci ricorda. E cioè che viviamo in un mondo che è un bene, più globalizzato, interattivo, eccetera, dove le notizie si diffondono più rapidamente, le persone si spostano più rapidamente, quindi alcune forme epidemiche che una volta potevano essere localizzate, avere un impatto nazionale al più, adesso diventano quasi immediatamente globali. E che quindi ci sono delle scelte da fare anche a quel riguardo, perché magari non domani, ma fra 7 anni, da un punto X del mondo ne viene una dissimile. No? Quindi hai un problema, ecco, questo voglio dire, no? Sono d'accordo, questo però è veramente sì, è un altro problema, no? Cioè c'è una questione, hai ragione, no? Diciamo io non sapevo, come giustamente dicevi tu prima, non sappiamo veramente che cosa chi colpisce, quanto, come, quanto grave è sta cosa da un punto di vista medico, non lo sappiamo ancora, diciamo epidemiologico veramente non lo sappiamo ancora. È chiaro che se, cioè io non so come funziona, non so nulla di appunto di virologia, ma l'idea che questa cosa colpisce solo gli anziani, soprattutto quasi esclusivamente gli anziani in maniera grave, bla bla bla, tutte queste cose qua, come dire, ti viene da pensare che nella sfiga generale è andata anche un po' bene, perché se questa cosa qui prendeva dai ragazzi dai 20 ai 40 anni, cioè la sciagura era sconvolgente, no? Non lo so se un virus può prendere i ventenni, selezionare i ventenni invece che non gli ottantenni, è chiaro che gli ottantenni sono più deboli, quindi magari non è impossibile, però diciamo è possibile immaginare situazioni nelle quali questo virus poteva essere molto peggio di quello che sembra essere in questo momento. E quindi è chiaro che se succede una roba di questo tipo qua bisogna essere pronti. Quindi che nel lungo periodo si debbano buttare nel senso spostare risorse in questa direzione qua, nella preparazione di casi, di come sono state fatte in qualche modo e forma, ad esempio a un certo punto ci siamo accorti che potevamo essere a rischio di terrorismo e certamente una quantità di risorse state buttate nella diciamo in quella direzione, cercare di capire, di controllare fenomeni terroristici, adesso probabilmente in questo senso sì, il mondo non sarà più uguale, sarà necessario dare risorse di carattere medico o comunque anche di interventi di emergenza per coprire cose di questo tipo, no? Questo è l'aspetto di lungo termine che dicevi tu, Michele, no? Per quanto riguarda questo virus in particolare, però diciamo che adesso io non voglio fare l'ottimista per forza perché mi dà fastidio, però diciamo 2 anni sembra essere l'ipotesi più catastrofica, no? Cioè tutti dicono sono fra 2 anni una cura, un vaccino, una roba ce l'abbiamo, non voglio dire che sia, cioè 2 anni sarebbe catastrofico, però voglio dire 4 sarebbe più catastrofico di 2. Quello che sembra ci dicano è che insomma speriamo di farcela molto prima, però nel caso proprio peggiore possibile o insomma ragionevolmente probabilisticamente peggiore possibile ci siamo dentro 2 anni. Posso fare una domanda, farvi una domanda che per riportare un po' la discussione su qualcosa di concreto, sulle decisioni che si stanno facendo adesso? Mi stavo chiedendo, un po' tutti i governi si stanno preparando una abbastanza sostanziale espansione della spesa pubblica in un modo o nell'altro, che secondo me sta andando dal 5 a forse il 15% del PIL. Se tutti i governi fanno questo, chi è che presta i soldi a tutti? Da dove vengono i soldi? Dal privato. Appunto, questa era la mia osservazione, l'ho fatta anche ieri con la che abbiamo fatto. Ci troveremo davanti a inflazione, crescita dei tassi reali di interesse, eccetera. Ed è un po' la dimensione del permanente,
nel senso che se questa domanda di ulteriori risorse da trasferire praticamente da un settore all'altro non si accompagna a una inusuale crescita della produttività e del PIL, devi aggiustare permanentemente al ribasso, no? Produzioni, eccetera, eccetera. Se prendiamo l'Italia come esempio, una manovra fatta per un mese, no? Che è quella che è stata approvata l'altro giorno, che vale l'1,4% di PIL, lo moltiplichiamo per 12 mesi o per 24 mesi, vengono fuori numeri spaventosi. Quindi ti parlano di un billion, che è, mi pare, il 5%. Un trillion. Sì. Perché è inflattiva? Cioè, è chiaro che in un certo senso bisogna aumentare le tasse di interesse, però... No, hai soldi, deve per forza essere stampare soldi. No, non capisco, perché ci sono aumenti savings, no? Aumenti savings? Yeah, cioè c'è molta gente che... si è sempre detto che c'è un saving glut, no? Quindi in questo momento la ragione per cui i tassi di interesse erano molto bassi è possibile che sia un saving glut. In questo contesto io mi posso immaginare un aumento dei tassi di interesse reali, trasferimento di risorse da stocks a government bonds con tassi più alti e vabbè. Questa roba non l'ho mai capita bene. I soldi sono da qualche parte, non è che siano sotto il materasso. Sono su stocks e disposti da stocks a bonds, cioè c'è più gente che investe e aumenti i savings, c'è un prezzo, aumenta il prezzo, cioè insomma un prezzo, i returns, aumenta i returns, la gente risparmia di più e basta, no? Oddio, sarei felice se i dati mi suggerissero che è tutto così facile come dici tu, notoriamente. Non dico che è facile, ma sto solo dicendo che nei dati la sensibilità dell'offerta di risparmio, no? Del tasso di risparmio ai tassi di interesse reali è molto bassa, specialmente nelle economie avanzate. Però poi alla fine la roba succede, solo che succede, in questo caso, lui lo diceva per la moneta, ma vale per questo con long and variable lines. Se c'è un ritorno forte di domanda pubblica di debito mondiale, avremmo indubbiamente sì. Non vedo altra soluzione. Sì, comunque è vero, insomma, sì, certo, aumentano i tassi di interesse e aumenta l'inflazione, chiaro, però. Non deve essere nell'uno o nell'altro. I tassi di interesse dipenderà molto dal mix che si usa. Se si usa molto leva monetaria per finanziare l'emissione di debito pubblico, è probabile che... Questo non vuol dire che, per chi ci ascolta, che stiamo dicendo che sarà l'inflazione a due cifre, perché un passaggio dal 2 al 4 è già una cosa sostanziale. Da 2 al 5 è una cosa... Anche lì, su questa cosa, l'altro punto è... Cioè, se veramente questo è uno shock temporaneo, nel senso, una delle battaglie che si dovrà fare sarà quella perché l'aumento di spesa pubblica sia anch'essa temporanea. Questo è un problema di political economy che noi conosciamo bene, per cui, cioè noi intendo gli economisti. Per cui è chiaro che in un momento come questo nessuno si permette, giustamente, pensa che bisogna fare austerità, si spende tutto quello che è necessario spendere, ovvio, e ci si indebita per farlo. Il problema è ovviamente che si rientra quando le cose vanno bene, almeno in larga parte. È chiaro che se dobbiamo spendere più soldi per la sanità, quello è permanente, però in generale si rientra dalla spesa pubblica, ed è chiaro che però tipicamente la politica fa fatica a rientrare dalla spesa pubblica, e quindi questo sarà un problema fondamentale, perché fare deficit del 15% per 2 anni è una cosa, per 10 anni è un'altra cosa. Questo sarà un problema, questa sarà una battaglia ideologica grossa. Già le avvisaglie, no? Che la vediamo esattamente già. Stimolo permanente. Esatto, ne parlavamo con... Uno stimolo, io non vorrei dire, no? Mi vengono dei paragoni, delle metafore che forse alla Boldrin, per cui li tralascio. Però l'idea dello stimolo permanente è classico di Paul Krugman, giornalista. Cioè,
la serie, ho appena detto una stronzata, però faccio finta sia una figata. Certo, sono Costa, d'accordo. Ti vedo annuire ma non dire. Sono d'accordo. No, è uno di questi meccanismi, cioè l'abbiamo visto anche con la crisi del 2008, no? Cioè tutta questa gente, che questi economisti che pensavano che per 20 anni il sistema economico è andato in una direzione sbagliata perché dovevamo concentrare la spesa pubblica, aumentare la spesa pubblica, eccetera, eccetera, nel momento della crisi hanno detto che abbiamo vinto noi, avete visto, adesso continuiamo, no? E vabbè, e poi succede anche the other way, succede che quando scopri che il governo ha buttato via dei soldi, la gente dice tutti i mercati, le esternalità non esistono. Cioè, questa qui è una battaglia ideologica che c'è da sempre, vabbè, bisognerà giocarla cercando di essere razionali. L'incremento della spesa pubblica in questo caso deve essere molto forte e temporaneo. Questo è quello che ci dice, diciamo, l'economia che conosciamo ragionevole, no? No, Michele, annuivo perché pensavo alle lunghe chiacchierate che abbiamo fatto a proposito di stimoli permanenti sugli stimoli monetari della BCE, del QE. Quando dicevamo appunto che uno stimolo non è più uno stimolo se diventa sostanziale, cioè se è permanente e strutturale. Certo. Bene, sentite ragazzi, per mantenere la parola io chiuderei qua. Sì. 24 ore di riflessione, domani ci si ritrova magari con qualche altro collega perché c'è una serie di problemi sul tappeto, appunto uno stimolo e uno stimolo, cosa dovrebbe fare esattamente BCE e Fed, quanto serve l'intervento sui mercati, di nuovo permanente, temporaneo, che meccanismi introdurre appunto per evitare che ciò che dovrebbe essere temporaneo diventi permanente e si ritorni alle solite discussioni, e anche come farla bene in Italia, le cose diceva Andrea su, no, come usare cassa integrazione oppure fare erga omnes. Certo. Ecco, io magari partirei da questo primo stimolo che è stato fatto con il decreto, no? Che in parte è fiscale e in parte è monetario, perché c'è anche una parte legata a misure di sostegno all'indebitamento delle famiglie, perché poi è già stato annunciato che ce ne farà un secondo ad aprile e dobbiamo poi vedere e valutare se la strada che sta seguendo il governo è quella giusta o quella sbagliata. Ragioniamoci, tu lo conosci meglio, io me lo studierò. L'ho studiato a fondo, sì. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Saluto, ciao.